Dici subito tu una cosa. Dice bravo il mercato, la competitività, eccetera, eccetera, noi ci aspettavamo, no, cioè, le nomine, eccetera. Tu ci vuoi parlare di chi in particolare? L'ex presidente della Confindustria, Emma Marcegaglia, Sì. è il nuovo presidente designato dell'ENI, la più importante società italiana, con 5,2 miliardi di euro di utili nel 2013. E Renzi ha detto che l'ENI è un pezzo fondamentale della nostra politica Anche lei. energetica, della politica estera e di intelligence, ma intelligence sarebbero i servizi segreti. Ma andiamo oltre. È stato Sappiamo perché, sostituito. segreti, ma insomma, manteniamo il segreto. Avanti. È stato sostituito l'amministratore delegato dell'ENI Scaroni, amico del faccendiere Luigi Bisignani. Scaroni però ha ottenuto che sia nominato suo successore il suo vice Claudio Descalzi e Marcegaglia presiede. La famiglia Marcegaglia di Mantova possiede il gruppo siderurgico fondato da Steno, il papà di Emma. Ha stabilimenti anche in Russia, in Cina, un fatturato di oltre 4 miliardi di euro all'anno. E con la crisi nel 2012 ha perso 6,7 milioni di euro e l'anno scorso le perdite si prevede siano aumentate. E proprio in questi giorni ha annunciato la chiusura di una fabbrica a Milano, 169 lavoratori quindi sono a rischio, e ha già chiuso in Puglia, a Taranto, la fabbrica di pannelli solari, 140 dipendenti. La gestione delle attività principali, la produzione di tubi saldati d'acciaio, è affidata al fratello di Emma, Antonio. E Antonio Marcegaglia nel 2008 ha patteggiato una condanna a 11 mesi di reclusione per corruzione, perché per una tangente di 1.158.000 euro pagata a una società del gruppo ENI per avere un appalto di 127 milioni. Poi la Procura di Milano ha scoperto che per 10 anni, dal 1994 al 2004, il gruppo Marcegaglia, attraverso società in paradisi fiscali, ha creato dei fondi neri su 17 conti esteri che erano intestati a Steno Marcegaglia e ai figli Emma e Antonio. Report ha poi raccontato che nel 2011 le accuse di evasione fiscale su questi conti esteri sono state archiviate in seguito ai condoni e allo scudo fiscale. Renzi parlava di onorabilità per le nomine, ma andiamo oltre. Il gruppo Marcegaglia è stato anche fornitore di tubi all'ENI e comprava dall'ENI del gas e gli vendeva l'energia elettrica che produceva. Nel 2001 poi Marcegaglia aveva comprato dall'ENI in Puglia il centro turistico di Pugno Pugno Chiuso, chiuso, sì. 1.000 posti letto e 2.400 ettari, pagando solo 10,7 milioni di euro. Emma Marcegaglia ha detto a Repubblica: non siamo né fornitori né clienti dell'ENI e l'ENI precisa che non ci sono rapporti d'affari. Andiamo oltre. Emma si è occupata nel gruppo, si è dedicata soprattutto agli incarichi confindustriali e nel gruppo si è occupata delle altre attività, turismo, produzione di energia da rifiuti, soprattutto in Puglia. E poi ci sono anche gli immobili, infatti il gruppo possiede anche la Gabetti. Emma poi ha aderito alla chiamata di Berlusconi per entrare nell'Alitalia insieme ai capitani coraggiosi e un anno dopo Guido Bertolaso ha dato in concessione a Marcegaglia le strutture turistiche di lusso alla Maddalena. Dovevano ospitare il G8, ma è stato poi spostato all'Aquila per il terremoto. Il risultato è che Marcegaglia non ha pagato neppure una rata dei 31 milioni di euro che doveva pagare per l'affitto di queste strutture turistiche. E invece ha chiesto i danni allo Stato per 149 milioni di euro. Andiamo oltre. All'ENI Marcegaglia sarà un presidente di rappresentanza, ha detto, come dire, part-time, con uno stipendio di soli 238 mila euro lordi all'anno, il nuovo tetto fissato da Renzi. Ma Emma Marcegaglia non si dimetterà dall'azienda di famiglia, della quale è vicepresidente e amministratore delegato. Andiamo oltre, ma chiediamo a Renzi: come farà la Marcegaglia a tenere separati gli affari dell'ENI da quelli di famiglia?